Tu, ma perché restano tutti in silenzio? Sono morti e non l'hanno ancora capito. Secondo me l'accoglienza nord che adesso. Questo lo vedo mo che discorso nord che ti cazzo fuori. Buonasera, signori. Avrete sicuramente saputo chi noi siamo, ma mi accingo lo stesso a presentarmi. Salvatore è il nome mio, sono nipote di mio zio. Costruì Saverio, è il mio cugino al sangue, come le bistecche, perché è la carne che ci unisce. Come si dice in famiglia, è il mio cugino carnevale, eh? Sì, noi siamo lieti, ma che dico, lietoni che ci avete invitato a casa vostra come degni commissari della vostra mensa che con un onore di rispetto vi aspettiamo. In attesa di un gradito riscontro, inviamo distinti saluti. Bravo, Tufi! Mi sei piaciuto! Ma che piacere avervi qui, non eravamo nella pelle di conoscere! Madonna! Mattia, il nostro calcio ha parlato tanto di me, prego, accomodatevi! Sì, prego, accomodatevi! Signore! Scusate, dovrei dire una cosa a mia moglie. Siccome a casa vostra, no? Grazie. Parla finita con questa storia meridionale, vai a sedere. Scusatemi, di dove siete? Giacomo mi ha detto che anche voi siete del nord. No, sì, siamo del nord, sì, siamo di Battipaglia. No, infatti non siamo più. Noi ci prendiamo le mozzarelle di bufala a Battipaglia, una cosa questi del sud la sanno fare. Le mozzarelle le sanno fare, ma io vi chiedevo di dove siete. Allora, del nord sicuro, proprio ci sta dicendo su. Su con la Gaeta? È una domanda? Non lo so, Gaeta, ma... A Gaeta di buono ci sono solo le olive. E infatti, noi prendiamo le mozzarelle a Battipaglia e le olive a Gaeta. Ma siete di? E mi sta venendo l'ansia come a scuola, ma sta venendo. Dice che non ci ha potuto studiare perché è bocca a e sono di Cesano Palermo! Quello! Solo che loro vanno spesso in giro per lavoro, capito? Per lavoro. Che se... capito? Per la... Ma allora è facile. Mi dica, Salvatore, di che cosa si occupa? Papà, sull'argomento lavoro c'è una sorpresa. Non sai quanto mi farà piacere. Una sorpresa? Sì, prova ad indovinare. Dammi un indizio. Ossa. Non dice che sarete. Ma dite sul serio, è vero? Migliatore, ci hanno pezzagato sotto. Ma stiamo parlando di ossa sottoterra. Tu mi capo che lo faccia così possiamo scappare. No, non mi dica che anche lei. Anche. Beh, modesto a parte, io sono uno dei migliori in queste faccende, ma non pensavo che anche voi, diciamo... Dite a me? Ma no, ma mi si vede, no? Con le ossa di sotterrato, ma no, per me mi si romperebbero tutte le unghie. Questi lavoretti, no. Mi dica, Salvatore, qual è stato il lavoro che le ha dato maggiori soddisfazioni? E fatemi pensare. Ho pensato una cosa nei dintorni di Catanzaro. No. Ma stiamo parlando di San Carogero? Migliatore, questo sto Perché che mastacchione mio fratello quando si mette a fare la ballata della bassa, capito? Della bassa. Si mette a fare la ballata della bassa. Basta. Avrà pubblicato questa cosa su qualche rivista? No, scusate, ma le ossa sono una cosa che bisogna stare in mente. Ma se fosse successo a me, io l'avrei detto agli amici al bar, ai giornali, alla televisione! Sì, e te restavo immediatamente! Abbiate perdonanza, ma le ossa sono una faccenda complicata, diciamo. Scusatemi, ma a valersi dell'aiuto della polizia? La polizia! Allora, non l'abbiamo mai chiamata, però quando facciamo un lavoro... arrivano subito però. E ci mancherebbe pure. Ma vi devono conoscere proprio bene quello della polizia. Beh, a me c'hanno proprio tutte le foto alla centrale e se fate il mio nome scattano tutti in piedi. Sì. Pure le mie c'hanno di foto, sa, di tutte le maniere fai sa, a metà, di profilo, chiude a pizzicare.
comunque io sono onorato di avervi qui a casa. Meno male. Io sono un semplice dilettante, improvviso, non certo la vostra raffinata tecnica e conoscenza. La mia è una passione che coltivo sin da bambino. Ma immagini che mi hai avuto a che fare con altri reperti importanti? Reperti! Ossa! Ossa! Sì, gente di tutti i generi, magari pure religiosi. Sì, magari pure religiosi. Interessante. Ciao! No, scusate, inutile che venite a chiedere la monetina perché abbiamo parcheggiato lontano, quindi non siamo alla chiesa. Dove? Ma se siamo venuti a piedi? Si dice, sembra così. Sono così fastidioni questi che chiedono le monetine, ma fino a casa arrivano! Giacomo aveva proprio ragione. Lei Gaia, nostra figlia, su Gaia. E hai dimenticato la data? Lo stereo sempre acceso, mi lascia. Le abbiamo detto mille volte che con il show look avrebbe dato adito degli equivoci. E lei con la sua arguzia ha fatto centro. Bravo, 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 bravo. Grazie, grazie. Bravo. Il prossimo accatto alla gente ce lo dico pure io, cosa? Se io con la mia dice. Culto intelligente! Senta, ma me la rifà di nuovo quella voce particolare che fa lei, che mi fa morire da ridere. Ma mi state sconfondendo, che minchia voce la devo fare! Sembra proprio la parlata dei terrori. Ma no, mannaggia, ma hai rovinato l'ultima sorpresa, perché loro sono anche degli attori. Ma davvero? Ecco perché sono così simpatici. E poi questa passione per le ossa dissotterrate le conferisce un tono non so che, ma interessante. Fermi tutti, caro Milena! Che ci vuoi con il... Ma no, stati tranquilli, lui è il fidanzato di Gaia, il brigadiere Gabriele Presti. Ah! Che bello, fidanzato! Chi è? Oh, il Sasaso! È già pure! Sì. Messo? Sto salendo con scelto. Senti, Turi, quello che è entrato adesso, il becchino, là, sa che è il fidanzato della cosa bianca, sa che ne ha uno, lascia la stare. Gli amici, gliele presto. Cosa? Cosa che chi? Gliele presto a chi? Il brigadiere. Ma tu li devo prestare, non mi dispiace, al momento sono spollito, altrimenti con tutto il cuore. Ma che c'entra? Che c'entra? No, gliele presto, lui. Ah! Gliele presti, che ne so io? Il signore guardava me, allora pensava che fossi io. Sento una cosa. Siccome c'è una cosa bianca, forse una cosa bianca che non amore, si può. Amore! 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 Ognuno si fa i propri amori. Ecco, forse non si sente tanto bene, se la può aiutare, dia una mano lei, vedi? No! Gliele presti il mio nome! Scusasse! Un tripopo c'è in posta. Su, mentre Mattia ed io andiamo in cucina a vedere se tutto pronto, voi accomodatevi. Fate amicizia. Mi siete dimenticato morto. Elena, venite con me. Vi devo parlare. Arrivederci, amore, ciao. Ma che è una canzone questa? Su. Ma disse che forse c'ho qualcosa qua. C'hai tutto nero, che sarà? È un baffo! È un baffo! E che ne so? C'è sto carico sotto. Maledetto pure questo, lui è quello che stava dentro. Allora, sì, ci dobbiamo sedere. No, io non mi siedo. No, come non ti sedi? Sì, ci dobbiamo sedere. Io qua. E io? Là. Pure sediamoci insieme. Insieme. Conto. Maledetto. Buffi! Oh, due, tre, seduti! Oh! Ok, Eccoci!
Voi siete i parenti di Giacomo? Oh. Già. E così... Scusi! voi siete il fidanzato di quella cosa bianca, vero? L'amore? Sì, l'amore. No, no, complimenti per la scelta, sa? Perché sul campo non c'era di meglio. Forse. Bella serata. Somma. Ehi! E dove siete? Madonna, non ce l'ho da fare. Allora, con calma. De battepaglia no, perché ci fanno le mozzarelle. Di gaeta no, perché ci fanno le olive. E quindi abbiamo stabilito che siamo di... Di Cetrano Potente. No, Cerasa Palermo. No, Cerate Moderno. Cordiale Portento. Scusate un momento. Cornuto e contento. Forse volevate dire che siete di Cesano Paterno. Ah, lo sapevate pure voi. E se lo sapevate pure voi, che cosa ce l'avete chiesto a fare? No, però è così per colloquiare. Poi ci do un cazzotto, lo ammazzo il cinghiale qua. Ciao! Sì, sì. Alle foreste l'hanno trovato qua. Tranquillo, sono uno della mentalità aperta. Non mi scandalizzo! Io invece sono tutto chiuso, maresciallo! Brigadino! E voleva essere pure colonnello generale, con mio padre, no, comunque. Brigadino. Mi dispiace, sergente, sono chiuso per ferie! Brigadino, ma... Tranquilli, tranquilli. Sì. Sapete quanti ne vedo in caserma? No, quanti? Ma scusa, ne vedo in caserma di che? Ma lascia stare i discorsi che stiamo facendo noi due, eh? Ma vabbè, sono discorsi morsi, allora lo faccio. No, ma adesso pure il cretino, che se mi fessi in mezzo. Mi vedo la casa. Ah, che bello specchio che dai, vedete, un bello specchio. Beh! Che fu? Che fu? Beh! Tuo cugino mi guarda e mi sorride, ma non c'è nulla di cui vergognarsi. Ma guarda, che se vergogno? Scusi, tu come lo puoi essere che paura? Che stato carabiniere, tu? Con tutto rispetto, sa? Tu non sei mezzo cretino, tu sei tutto cretino al quadrato col giro. Io guardavo e sorridevo a te. Lui guardava e sorridevo a te. Oh, oh,